11 anni di Stonewall a Siracusa, che cosa significano? 11 anni di emozioni e di praticamente buone pratiche che abbiamo portato sul territorio siracusano. È uno dei nostri progetti più importanti che abbiamo fatto sul territorio, non solo siracusano ma nazionale, Educare alle differenze. Noi usciamo dalla sesta edizione pisana di Educare alle differenze, dove praticamente, non avendo un colloquio con le istituzioni nazionali, siamo arrivati alla conclusione che dobbiamo dialogare con le istituzioni locali, comunali nello specifico e anche regionali, per far sì di avere delle bellissime leggi regionali per arrivare ad un discorso nazionale sull'educazione alle differenze nelle scuole di ogni ordine e grado. Quali sono le difficoltà oggi, proprio riferito al problema di cui parlava prima l'interlocutore? Allora, principalmente le difficoltà riguardano una mancanza di consapevolezza delle problematiche. Forse una delle cose che facciamo maggiormente a Stonewall è proprio una diffusione di informazione. Il nostro lavoro, infatti, io e il mio collega Andrea Malpasso, è proprio il lavoro sul territorio, proprio per la consapevolezza e per l'integrazione. L'Open Space, un laboratorio di tipo gratuito per il sostegno, la consapevolezza nell'orientamento e nell'identità di genere.